so, poco di più. Stasera mi ero messo il salvagente, gli ombrei, vabbè, le robe che succede a Venezia. Su a Venezia, ritusevo gli ombrei in sta maniera che sei qua. E infatti se passi in giro nei cai domani mattina, trovi ombrei su tutti i cantoni. Ma questa è messa di Venezia. Un verde stivai, un salvagente, una ombrei, via. Una battuta scherzosa, un'alzata di spalle, via sotto la bufera, da una bottega all'altra, per aiutarsi a vicenda a preparare le paratie e le pompe di aspirazione. Tanto l'acqua entrerà lo stesso e allora tanto vale prenderla con filosofia. Si fanno le pizze fino alle 10:30 e questa sera per l'occasione c'è il centro di talassoterapia. Chi ne approfitta per promuovere il suo locale, chi per procurarsi senza difficoltà un paio di macciarelle e ottime esche per i pranzini. Queste qua comunque le ho pescate io qua in cale, uora uora. Della canna, con la volega. A letto comunque non si può andare. Bisogna stare sempre allerta, che si chiamano la marea alta, bisogna essere sempre qui. Bisogna essere sempre qui e controllare di alzare le cose. E l'attesa si fa più dolce in compagnia degli amici e di qualche ombra di vino. L'acqua alta sarà anche un problema, ma i veneziani ne sono in fondo innamorati. Ora, Yuga è il ristorante sotto acqua, esce qua. Dico l'albergo sotto acqua, esce qua. E al negozio sotto acqua, esce qua. Anzi, sto negozio. E siamo qua. Vabbè, se era di compagnia, ti vedi l'acqua alta, è fine, raduna di gente. Raduna di... Il nostro comune problema che noi cerchiamo di risolvere con un po' di allegria. Allora facciamo questo cincin,